Ciao, sono Luca Pappagallo e oggi cucino per Cookaround e farò una ricetta davvero sfiziosa, ovvero le crocchette di spinaci. Tra l'altro facilissime. Allora, da che si parte? Dagli spinaci. Io gli spinaci li ho già lessati. Allora, gli spinaci, prendete quelli congelati, quelli freschi, quelli in busta, cuoceteli al microonde. L'importante è che siano ben cotti, cioè cotti. Le tritate, qui l'ho già praticamente già tritati io. Un'altra tritatina non fa male per niente. Nel frattempo, mentre io trito ancora un po' gli spinaci, mettete in una casseruola del burro e accendete il fuoco e fatelo sciogliere bene. Qualunque tipo di cottura usate, microonde, vapore, insomma qualunque cosa, strizzateli bene e poi tritateli bene. Il burro si sta fondendo, vado a mettere gli spinaci. Sciolto il burro, fate andare un pochino gli spinaci, ma non troppo, non devono diventare croccanti, il rischio è che poi diventino croccanti, non lo devono fare. Ora si aggiunge la farina e si fa amalgamare. Una volta che la farina è completamente assorbita dal composto di burro e spinaci, vado ad aggiungere il latte. Condisco con un pochino di sale, non c'è bisogno di troppo sale. Noce moscata, non obbligatoria, ma ci sta veramente bene. Vedete, si stacca perfettamente dal fondo, è diventata una sorta di monoblocco. Ovviamente è molto agevolante utilizzare una padella antiaderente, però funziona benissimo anche senza. Quando siamo arrivati a questo punto, vedete? Quando praticamente si stacca, è diventata una sorta di monoblocco, non c'è bisogno di cucinarla ancora. Si spenge il fuoco e si mette via. Tegliettina e ci versiamo il contenuto. L'importante ora è livellarlo, in modo tale da avere uno spessore uniforme. Ora un po' di pellicola e la metto a contatto in modo tale da non far venire una crosticina che sarebbe fastidiosa poi. Per quanto potete e reggete il caldo, livellate ancora un pochino con le mani, perché ovviamente poi comunque non sarà mai perfetta la distribuzione perfetta. Un po' si assesterà, ma insomma relativamente. Non che succeda niente di particolare, se ci sono un po' di dislivelli, ma insomma. Ora si fa raffreddare completamente. Quanto tempo ci vorrà? Considerate ci vorranno una ventina di minuti almeno per raffreddarlo, poi almeno un'oretta in frigo e poi dopo si continua con queste crocchette. Ora, prima di cominciare a finire le polpette, faccio anche una salsettina di condimento, di accompagnamento, che non è obbligatoria. È, secondo me, favolosa. Poi scegliete voi. Faccio una salsetta al gorgonzola. Panna, metto la panna in un pentolino, accendo il fuoco e senza aspettare che si scaldi troppo la panna comincio a metterci il gorgonzola. Quantità ve la decidete voi, quanto lo volete intenso. Mettete il fuoco al minimo e fate sciogliere tranquillamente. Ogni tanto sì, girate, ma una volta che è sciolto il gorgonzola praticamente questa salsetta d'accompagnamento è pronta. Dedichiamoci a fare le crocchette, le polpette di spinaci. È uscito completamente compattato, a questo punto vediamo se si girando esce subito. No, va levato un po' dai bordi. Quadratini? Decidete voi la forma che preferite. Potete fare tondi, usate del coppa pasta tondo. In questo modo, vi dico la verità, spreco praticamente nullo. Io direi quadratini di queste dimensioni qui. La salsa e il gorgonzola è pronta, spengo il fuoco e lascio qui piano piano che si intiepidisca. Che cosa faccio con questi pezzettini? Ora le vado a passare nell'uovo e poi nel pan grattato. Uova, pizzico di sale, batto le uova e ora passiamoci i cubotti nelle uova
e nel pan grattato. Se ci riuscite, tenetevi una mano pulita, che così vi permette di fare tutto al meglio. Ora si va a friggere. Controlliamo l'olio. Beh, è già ben caldo, eh. Si può cominciare a friggere. Quando la colorazione è così ambrata, secondo me sono perfetti per toglierli dal fuoco. Ed ecco qui, la frittura è finita. Ho fatto nel frattempo una prova. Doppia panatura, singola panatura. Allora, esteticamente vi dico la verità, con la doppia panatura è un po' più bellina, diciamo sono un po' più sorprendenti, così si vede un pochino troppo il verde. A livello di gusto non lo so, però ecco, se volete qui ci passate, fate uovo, pan grattato. Questo è l'effetto. Si servono? Si servono. E metto la... Oh mamma mia quanto è densa, che meraviglia! La salsa al gorgonzola. E io mi invito da solo ad assaggiare. Prendo una di queste perché è un pochino più fredda. L'assaggio così da sola, senza salsa. Buona, croccantina all'esterno, si scioglie in bocca, con la salsa secondo me deve essere proprio da fine del mondo. È ancora molto calda, è veramente deliziosa. Si possono fare anche più piccoline, se volete, perché ora mangiandola anche il boccone singolo e via con tutta la panatura è fantastico. Buona ricetta, semplice, l'avete vista, non ci vuole un granché per farla. Risultato fantastico. Buon appetito.